ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come ho deciso di riorganizzare, di sistemare la mia cassettiera all'interno della cassettiera. Questa è la famosissima, celeberrima cassettiera di IKEA, la Hemnes. Vi lascio comunque qua sotto nell'info box il link diretto se vi può interessare, se vi può essere utile. Sopra la cassettiera ho messo questo specchio, anche lui è di IKEA. Non ricordo il nome esatto del modello, comunque anche dello specchio vi lascio il link qua sotto nell'info box. È la misura più piccola, poi c'è anche quello più grande, più lungo, che ho invece appeso vicino alla porta della camera. Partendo dalla base della cassettiera c'è questo svuota tasche, questo piattino di Dalani a righe bianche e nere, dove ci sono tutti gli orologi che utilizzo giornalmente, che vado a cambiare in base ai giorni. Poi c'è questa candela di Bath & Body Works che ancora non ho provato, sono curiosa di provarla. Poi c'è questa catenina dorata e poi ci sono queste cuffiette con l'unicorno che ho preso da Primark. Vicino allo svuota tasche c'è questo vaso bianco che ho preso da Tiger, che mi piace molto perché ha tutta questa lavorazione geometrica un po' lavorato, e questo dettaglio mi piace molto, dove all'interno ho messo dei fiori finti perché pollice verde zero, e questi li ho presi tantissimi anni fa da IKEA. Poi c'è questa cornice che ho preso qualche mese fa da Maison du Monde. Questa mi piace molto perché ha la cornice color legno e il legno chiaro abbinato col bianco mi piace molto. Da quest'altro lato invece c'è questa cornice che ho preso sempre da IKEA tantissimi anni fa. È una cornice molto leggera, però mi piace molto la decorazione, e all'interno c'è una foto che ho stampato ancora quest'inverno con la tazza di caffè latte cappuccino, e sì, dovrei cambiarla, direi decisamente di sì. Poi c'è un profumo, questo è buonissimo, piace un sacco, il profumo di vaniglia, posizionato, appoggiato sopra questo piattino che ho preso da Maison du Monde nel periodo natalizio. C'è poi un altro piattino, anche questo di Maison du Monde, questo l'ho preso più recentemente, con disegnato il cactus, e sopra questo piattino ci sono tutti i miei gioielli di Tiffany, o comunque quei gioielli che utilizzo praticamente tutti i giorni. Nel primo cassetto ci sono praticamente tutti i miei smalti, che ho diviso in queste ceste, sempre di IKEA. Questa è una cesta unica, divisa poi in tanti piccoli scomparti. In questo primo scomparto ci sono tutte le mie pochettine più piccole, da Victoria's Secret ai portapassaporti, anche questo sempre di Victoria's Secret. Poi qua dietro ho i dischetti per rimuovere il semipermanente. Qua ho altri prodottini un po' a caso, delle spugnette per applicare il fondotinta, una profumazione, un prodotto per profumare l'ambiente. E qua iniziano tutti gli smalti. Questi sono quasi tutti smalti della Essie, e ad esempio questo smalto bianco di Essie mi piace molto. E poi c'è anche un fondotinta cushion che ho già utilizzato, ho già provato, ma in questo periodo non sto più utilizzando, quindi non so perché, ma è rimasto qui. Anche qua ci sono altri prodotti per unghie, altri smalti, dei semipermanenti, e c'è anche una crema corpo. E di qua, in quest'altro scomparto, invece ci sono i prodotti per fare la costruzione, la ricostruzione in gel, cosa che però non sto più utilizzando da tantissimi anni. Queste erano le cartine, poi c'è il solvente per rimuovere il semipermanente, insomma un po' di prodotti sempre dedicati alle unghie. In quest'altra cesta, che a differenza di questa invece è rettangolare, più piccolina, stretta e lunga, ci sono altri smalti, quasi tutti smalti di Kiko. Questi sono tutti di Kiko, li ho messi in ordine di colore e li ho divisi all'interno di questi contenitori in plastica, che non ricordo più dove li ho presi. Poi ci sono altri smalti con i glitter, questi sono di H&M. C'è una matita per sistemare le cuticole di Essence. Poi ci sono degli smalti di Collistar, gli smalti della Essence. Invece qui in fondo ci sono i solventi per rimuovere lo smalto, questi per il classico smalto. Questo invece è il solvente remover per il semipermanente, e poi c'è l'olio per le cuticole di Sephora. Anche qua ci sono altri smalti, questi sono sempre di Kiko, che mi piacciono molto. Poi c'è il solvente per lucidare le unghie, ci sono un po' di lime,
E poi qua ci sono tutti i prodotti all'interno di questo contenitore, non so se riuscite a vedere, ci sono tutti i prodotti, tutti i miei smalti semipermanenti che ultimamente non sto più utilizzando perché, lo sapete, sto facendo il gel e quindi li ho un po' accantonati, però magari oggi me lo faccio quasi quasi sui piedi. Sì, mi è venuta voglia. Nel secondo cassetto invece ci sono tutti questi scomparti che ho utilizzato anche nell'armadio, anche questi sono sempre di IKEA. In questo primo scomparto metto la reflex e l'obiettivo, in questo momento lo vedete vuoto perché ovviamente lo sto utilizzando. In questo contenitore invece ci sono tutte le mie pochette, questa di New York, questa della Lip Monthly che era un abbonamento mensile, poi c'è questa grandissima che utilizzo sempre quando viaggio di Primark, queste di Tiger, altre di Primark, di H&M, di Victoria's Secret, insomma tutte le mie pochette. E poi c'è anche questo dispenser per il sapone che voglio portare a casa di Stefano quando andremo a vivere insieme e quindi non ho ancora utilizzato e ce l'ho qui insieme alle pochette. Qua invece ci sono alcuni prodotti che ho già iniziato ad utilizzare, come ad esempio questa crema per i capelli, questa maschera per i capelli riparatrice all'avocado e mandorle. Poi c'è questa, vi faccio vedere velocemente, questa crema della Natura Equa, crema viso purificante opacizzante. Poi ci sono queste capsule per allungare i capelli che vi ho mostrato recentemente. Poi c'è questo kit per sbiancare i denti, c'è un altro prodotto per il viso, c'è questo altro kit sempre per sbiancare i denti e poi c'è questo set di maschere specifiche per varie zone del viso. Qua ci sono altri prodotti di make up che ho già iniziato, che ho utilizzato parecchio, però ancora non sono terminati, quindi li ho messi qua, come ad esempio questo fondotinta illuminante, il mascara, il Miss Baby Roll di L'Oreal, poi c'è il correttore, questo di Benefit idratante, questa crema mani di Mercy Andy, un fondotinta, questo di Catrice, poi cosa abbiamo? Questo primer di Glossip, un correttore di Essence, delle matite dei correttori di Puro Bio, un altro correttore di Puro Bio, un burro cacao, un altro correttore di Catrice, questo mi piace molto, insomma un bel po' di prodottini. Qua invece ci sono tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato, sono ancora chiusi, come ad esempio questo prodotto che voglio provare assolutamente per pulire i pennelli a secco di Sephora. Poi c'è questa crema mani di Mercy Andy, ci sono degli smalti, questo di Beautiful al femminile, questo di Mesauda, altre creme mani di Douglas, gli igienizzanti mani di Mercy Andy e poi c'è anche una bomba da bagno con la stellina che utilizzerò quest'inverno e poi cos'altro c'è? Un altro rossetto, insomma un po' di prodottini anche qui. Qua abbiamo altri prodotti, questi sono tutti i prodotti che ho ricevuto nell'ultimo periodo che ho già iniziato a testare qualcosina ma non tutto, proprio soltanto provato come prima impressione. C'è questo fissatore di Benefit per le sopracciglia, poi c'è la ciglia di Benefit, c'è il correttore di Benefit, ci sono i prodotti di Pixi Beauty, i gloss, gel tinte labbra e lucida labbra, gloss, poi ci sono i blush sempre di Pixi che vi ho mostrato recentemente negli ultimi video e poi ho messo un po' di prodotti per gli occhi, questi sono di Kiko che ho già utilizzato parecchio e ho spostato qua perché non ci stavano più nella mia postazione make up. Poi c'è il The Professional sempre di Benefit, insomma anche qua tanti prodotti da provare e da testare. Qua invece ci sono tutti i fili per caricare la videocamera, la reflex, c'è la videocamera che utilizzo quando faccio i vlog, quando viaggio della Sony, poi c'è il ring light di Benefit che mi hanno mandato con l'ultimo pacco, c'è ovviamente il caricatore della videocamera, nell'iPhone, insomma un po' di fili di cavi. Anche qua ci sono altri prodotti, alcuni li ho già iniziato ad utilizzare, alcuni invece sono ancora da provare. Questo è il refill dello sbiancante che ho fatto vedere prima per i denti. Poi c'è questa crema di Pixi che sto già utilizzando, questa è un doppione quindi ancora è confezionata nuova, mai aperta qui. Poi c'è questi diversi step per rimuovere i punti neri che ho già provato tra l'altro in un video con voi. Questi shampoo e balsamo che vi ho mostrato anche qua in uno degli ultimi video. Qua abbiamo soltanto la scatolina perché li sto utilizzando in questi giorni, li sto provando. Poi c'è questa maschera che ho ricevuto come regalo da Sephora, maschera occhi, maschera contorno occhi, maschera per il viso. Poi ci sono questi patch, queste maschere per il contorno occhi. Il fondotinta cushion coreano,
anche questo è un doppione, quindi ancora è confezionato nuovo intatto. Poi ci sono altre maschere, questi patch per il contorno occhi di Tony Moly, quest'altra maschera è l'ultima che mi è rimasta, Animal Mask di Berrysome. Poi ho step 1, step 2, step 3 per rimuovere i punti neri, il naso di maialino. E poi ho le maschere in oro, me ne sono rimaste ancora qualche d'una da utilizzare. E il carbon cocco per sbiancare i denti, anche questo è un doppione e quindi è ancora nuovo confezionato. Probabilmente alcune di queste cose nel corso del tempo ve le regalerò in alcuni giveaway. Poi arriviamo all'ultimo cassetto, che è sempre quello un po' più sfigato. In quest'ultimo cassetto ci sono, sotto c'è quella scatolina arancia, non so se riuscite a vederla, a intravederla, ci sono i piattini, l'oggettistica che in questo momento non sto utilizzando per arredare la mia stanza, quindi li ho messi nella scatola. Poi ci sono queste cuffiette che ho preso da Primark a Londra, che utilizzo spesso per ascoltare la musica al computer o anche per editare video. Poi c'è questa confezione con all'interno alcune setoline, e poi all'interno di questa confezione c'era la spazzolina per deterraggiare il viso, che ovviamente è in bagno. Qui invece in questo sacchetto c'è la borsa Dio Bag azzurro Tiffany, che mi piace molto. E poi nell'angolo lì in fondo ci sono i pigiami invernali, tutti i miei pigiami invernali che stanno strabordando dal cassetto. E niente ragazze, questa in breve è stata la mia organizzazione dedicata alla cassettiera. Trovo molto funzionali e perfetti questi divisori di IKEA, come avete potuto vedere, perché organizzano al meglio ogni singolo cassetto. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, se volete vederne altri di questo genere. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!